non so perché sono, questi sono sempre in ritardo, però comunque Vabbè, ma ci tu li puoi prepariamo. fare andare avanti anche da solo, oppure... Allora, lo sai cos'è? Che loro praticamente loro hanno bisogno di essere spronati. Che ogni amico mio che è venuto qua in trasmissione, loro sempre. Tu invece falli sentire a loro agio, Io li parla. devo far sentire a loro Sì, ma agio. perché loro, capito, vogliono essere coinvolti così, poi tipo, cioè, diciamocelo, io a me stanno pure antipatici. Detto Ma sono proprio. antipatici o no? Non è che sono antipatici, sono. Loro sono. Vabbè, come si chiamano? Giambao. No, Pierpaolo e Riccardo. Ogni tanto mi viene questa cosa pure a me di. Giampaolo e Riccardo. No, Pierpaolo e Riccardo. Per Fondamentale. Poi li vedi, poi favore. loro. Si capisce guardandoli chi si chiama E come. niente, quindi aspettiamo Vabbè, un momento, ma un tra paio di. qua... Sì, un po' siamo, penso, dovrebbe scattare il coso della diretta. Ecco, puntuale. Partiamo con la sigla, allora sempre in ritardo, sempre queste cose. Non è per te, però non ci Io se siamo. volete torno comunque, io Ma adesso no, sono passeggiata a Central Park e torno perché tra lei è mezz'ora. insensibile, veramente, scusa, è che cioè, non fa le cose come vanno fatte. Cioè, Ma veramente. lo senti? Io Io però se... l'innocenza. Ho capito, però mi hai detto, dai, mi raccomando, così, però poi sei stato il primo che si è messo lì e ta ta ta. Lui Allora, demolisce la facciamo nostra delle presenze. immagine. Io Ma non chiamo è vero, io voglio Valentina. bene. No, Valentina non ti conosce. Roberto, Giampaolo, No. Edoardo, Riccardo, Riccardo, Riccardo. no, Riccardo io E e Pierpaolo, noi Valentina non ti conosciamo, chiaramente perfetto. siamo anche molto felici che tu sia qui. Meno Ci male. dispiace È che. lui, Il eh. problema è Però lui. Cioè, abbiamo io un mi sento programma un po' adesso dove. isolata Ma qua, siamo in ti devo diretta, io dire. ti chiedo. Vabbè, Vabbè, dai, hai va ragione. bene, No, scusa. scusa. Cioè, però chiediamo scusa anche a chi ci sta Sì, guardando da scusate, casa scusate veramente perché. questo spettacolo ignobile, vi chiediamo scusa. Valentina Carnellutti è con noi, Una L. però. Carnellutti. Sì. Carnellutti, Carnellutti. una L, Carnellutti, Vabbè, mi brutto. sotto, io farei anche Dai. due, Questo è tre. romano, perché il romano Due piace C aggiungere anche. dopo. Valentina Cioè, Carnellutti esatto. con noi, Barbuzienne, però, più che Carnellutti. romano. Che nostra graditissima ospite è venuta a trovarci perché c'è una Perché? Perché concomitanza mi hanno felice. chiamato. No, vabbè. Tre film in questo momento nelle sale con te, No, perché c'è una, protagonista. appunto dicevo, c'è una concomitanza felice di eventi, ci Sì, sono tre film diciamo che nelle sale. la sfortuna si è tramutata in buona fortuna per me. Cioè, sono film che girati in tempi non sospetti, lontani anche, e per problemi distributivi, che in Italia comunque ci sono dei problemi di distribuzione, sono usciti tutti insieme. E quindi E noi quindi, ne per parliamo tutto fortuna, insieme, quindi. benissimo, Che io però ha sono contenta. dato la possibilità a questa cosa di accendere un bel riflettore da 5.000 su Dov'è? tutte. Ce l'avete Adesso, però noi qui invece ho le davanti. torce, Cioè, avete quattro aspetta. Qui abbiamo le lampadine da lampadine, 20. però diciamo L'avamo delle che. candele. Candele, volevamo fare un po' un'atmosfera tipo. Infatti, Il sì. cinema italiano si è accorto finalmente di Valentina. E Si questa è è una cosa accorto. comunque Sì. importante, meglio tardi che mai, perché tu comunque hai alle spalle un curriculum importante. Sì. Insomma, sì, alle spalle. Sì, No, sei una di quelle che comunque ha ho lavorato studiato tanto, ho tanto, lavorato tanto, sono quindi tanti anni, no? ho cercato di essere così rigorosa e questa cosa un po' paga alla Paga. fine, Quindi direi. 340-8901-822, se volete mandare SMS, oggi chiaramente non c'è il sondaggio del giorno, No, ma tutto parleremo dedicato a con Valentina Valentina, quindi Carnellutti. se volete comunicare con lei non potete, no, dovete fare altro che mandarci un SMS a questo numero. 340-8901-822, siamo Stati Uniti, @camisun.it invece per mandare le vostre mail che poi leggeremo insieme a Valentina. Qui. Qui, qui, tutto Fantastico. qui. Sì, sembra Cavolo. che la tecnologia non arrivi, in Invece realtà siete arriva ben in modo. organizzati. Sì, Quattro bene, lampadine per un guarda, bel abbiamo computer. investito tutto nel computer e nel microfono, quindi Quindi, è proprio. fantastico. Arrivano le Unico mail. microfono, quindi se tipo mi allontano. No, ecco, non si è accorto di niente. No, no, Valentina, No, no, poi no, vieni torna qua a qui. No, avvicinarti, vabbè. avvicinati. Dicevamo, quindi parliamo subito del primo film, poi parleremo un po' di te. C'è questo film che hai girato nel Di quale 2006, stai di parlando? Sfiorarsi. Sfiorarsi, girato sì, ho cominciato a scrivere nel 2000, però attenzione, cioè a 8 anni. Accidenti. Tu questo lo hai anche scritto, no? Sì, Sei l'ho scritto, co-sceneggiatrice. sì, sono co-sceneggiatrice insieme ad Angelo Orlando. Un'idea che abbiamo avuto appunto nel 2000, nel 2001 abbiamo finito di scrivere, poi abbiamo iniziato a cercare finanziamenti, soldi, poi è arrivato un fondo del ministero, poi i fondi sono stati tagliati, il film Pareva che c'era, sembrava non ci stava più. ci doveva essere la coproduzione francese, però volevano Monica Bellucci e Angelo ha detto no, dai, facciamolo fare a Valentina e quindi sono stati gentili, abbiamo rinunciato alla coproduzione francese.
I fondi sono stati, fondi che erano stati assegnati in lire sono stati dimezzati e poi sono arrivati in euro, quindi va Mazzata bene. completa. Però siamo riusciti a girarlo nel 2006 e dopo 2 anni di così, non si Storie sa bene travagliate. cosa, il film esce domani a Roma al Film Studio, che è un cinema storico appena ristrutturato e speriamo bene che Beh, possa certo. dire, insomma. Comunque, tra l'altro, no, mi sembra che il 29 aprile Repubblica ti ha dedicato una pagina, no? È stato un Sì, un momento. momento alto della Beh, dai, mia carriera. cavolo, sono No, devo soddisfazione. ringraziare Franco Contini perché mi ha fatto un'intervista, una chiacchierata. Io pensavo, vabbè, mi ha Ci fatto sarà una un chiacchierata. Sì, un po' trafiletto, eh? mi aspettavo il solito trafiletto. E invece è uscito un E sei svenuta paginone. lì per ricordare questo giornale No, no, mancamento. la cosa è stata, io quella mattina poi c'era la conferenza stampa di Sfiorarsi, quindi in realtà non avevo comprato il giornale, ho pensato vabbè dopo quando esco, e invece telefonate, Oh telefonate, mia madre era in Argentina, no, cioè così. È stato generoso e abbastanza raro trovare in un'intervista trascritte le cose che io avevo detto veramente. Perché di solito invece esatto. Si aggiustano un po', sì, trovi delle giusto. frasi che tu non avresti mai Taglieccuscini. detto, Sì. no? Tipo, vabbè, no, Vabbè. No, non no, no, è penso. vero, però è vera E questa quindi cosa. quello mi ha dato una certa soddisfazione. E poi spero che anche produca Certo, una un richiesta ritorno. di Indotto, un indotto, lavoro si chiama e la l'indotto, no? possibilità quindi di scegliere di continuare a resistere alle, così, alla tentazione invece di Di fare delle accettare cose progetti, squallide, certo. O anche magari molto più banalmente brutte, commerciali, ecco, uninteressanti. senza che si Questo è un sappia po' che il sogno cosa di si ogni fa. attore, Ma no? io Riuscire a devo dire, dare ho un momento. resistito negli anni, cioè sarà che mi sono abituata a vivere con poco, mi soddisfo I tuoi così del bisogni. sole, gelato e amici, e quindi ho resistito alle cavolate. Però, È insomma, stato dura, come è stato dura.